Comunque, Sofia, se non sai come tornare a casa, ti accompagno io. Ho la macchina qua. Davvero, grazie mille. Però ti faccio allungare un sacco. Ma va, figurati, guarda che a me fa piacere. Sei sicura? Davvero, nessun problema. Anzi, se vuoi poi ci fermiamo a bere qualcosa. Ragazzi, ho trovato un passaggio. Grandissima! Grazie, Sofì. Quindi noi saliamo lì? Abitano un po' fuori, però mi hai detto che non è un problema, vero? Guarda quella, ma come si fa la fiancata. Allora, prima cosa, tu non tocchi niente, di niente, di niente. Seconda cosa, le scarpe le hai pulite prima di entrare, fammi vedere. Terza cosa, hai da mangiare qualcosa, panini, noccioline, niente di niente. Ultima cosa, una sigaretta ce l'hai. Certo. Non si fuma in macchina, quindi basta, ok? Ma com'è possibile? Non lo so, Davide, non lo so, mi spiace. La freccia, sto cretino qua. Dai, amore, stai tranquillo. Dai, parti, parti. Oh, ti muo... Ha fatto il dito? Ma ha fatto il dito? Guarda che scendo, eh. Guarda che è sceso veramente. Come? Ti è andata bene stavolta, eh. Solo perché c'eri tu in macchina, altrimenti lo sotterravo quel tamarro. Oh, ok. Oh, cacchio. Ma dove l'hai presa la patente nei cereali? Ma no, Giacomo, dai. Oh mio Dio, una patente. Oh, mettiamo un po' di musica, vi va? Sì, vai, vai, vai. Mi dispiace, ma non si ascolta la musica su questa macchina. Perché tu mi vuoi dire che non ascolti mai musica in macchina? Quando sono da solo, sì. Ma quando siamo in gruppo, si parla, tutti assieme. Cosa, che problema c'è? Che ho detto che non si ascolta la musica, punto. Ragazzi, parliamo, siamo tra amici, diciamoci le cose, voglio sapere tutto di voi, come state, come stanno le vostre famiglie. Parlatevi, parlatemi, ditemi le cose, voglio sapere le cose da voi. Qualcuno ha visto il rugby domenica scorsa? No, Vale, non ho visto il rugby, perché il rugby non lo segue nessuno, fa cagare a tutti il rugby. Vedete? Conversazione. Navigatore? Ciao. Destinazione? Casa. Ehi, qualcosa non va. L'ho capito dalla tua voce. Oh, no, niente, serata storta, lascia stare. Mi dispiace. Ho letto nei tuoi messaggi che ti sei appena lasciato. Certo che sei una bella fica naso, te, eh? Scusami. Mi perdoni? Se mi perdoni ti porto in un posto speciale. Solo io e te. Ti va? Va bene. Aspettami un momento. Faccio un aggiornamento e partiamo subito. Aggiornamento in corso. Eccomi. Andiamo. No, chi sei tu? Io, dov'è l'altra? Ma quale altra? Sono sempre io, amore. Macchina spenta, ho preso tutto. Ciao, Tony. Ehi. Oh, interview, eh? Sì, sì. Anch'io sì. La volevo vedere. La guardiamo insieme, eh? No, dai, sto per andare a dormire. Ah, ok. Ma chi c'è? C'è Mike dentro? No. Ciao, Mike! Ciao! Forte, Mike. Ah, scusa Tony, volevo chiederti, per l'affitto? Jerry, tu hai ragione, solo che è un po' un periodaccio. Però ho appena fatto un quadro molto bello, un autoritratto. Il quadro è bello, il quadro è davvero bello. Se lo piazzo, 2 giorni io ti pago. Se invece vuoi, ti faccio direttamente un quadro invece di soldi. Ma stai scherzando? Quando c'hai i soldi io sono lì, eh? D'accordo, se però adesso magari chiudi... Allora, alla prossima, eh? Comunque, se cambiate idea, sono dentro, eh? Certo. Se chiudi. Ok, ok. Ciao Tony.
Ciao Mike! Ciao, ciao! Forte ragazzi, forte! Ciao, ma puoi mettermi il navigatore per favore? Mi spiace, non posso. Non posso, Davide, se le vuoi cosa mi dà nausea. Dai. Per poi almeno guardare in che via siamo, che non vedo. Siamo in via Monte Bianco. Ecco, lo sapevo, mi è venuta la nausea. Ferma tutto, Davide, devo vomitare, devo vomitare. Oddio, avrò chiuso la macchina? Sì che l'ho chiusa, sì, sicuro che l'ho chiusa. Lo sapevo che era chiusa, lo sapevo!